Se io potessi scegliere, vorrei una donna che non ha passato mai la fase in cui l'ha data a tutti. Vorrei un lavoro che mi prenda per davvero, ma che dia anche frutti. Se io potessi scegliere, vorrei vestiti asciutti o addirittura che non piova più. No, ho detto una cazzata, non vorrei mai che si inaridisse il mondo. Ma almeno tu che puoi salvarlo, sforzati di andare un po' più a fondo. Conosci il tuo nemico e poi colpisci nel profondo. E cambierai la trama e poi mi pagherai da bere. Niente più limiti tra noi, soltanto dare e avere. E se fosse così semplice, ma non sta a me scoprirlo, fallo te. Davvero? Ci provo ad essere normale, ma non riesco. Mi sono perso tra le briciole del bosco. Ridatemi quel po' di logica, che serve andare avanti ad essere uno dei tanti. Mi sveglio alle 7 di sera e piango un po'. Mamma dorme meglio ora che amici io non ho. Farina dentro il naso, canzoni scritte a caso. Questa è la scena dell'oscenità. Si riempiono i locali di esperti musicali e cacciatori di notorietà. Avrei voglia di lasciarmi andare, ma poi finire per ammazzare tutta questa gente che non so che esiste a fare. Non hai idea ma sa pubblicizzare, sbaglia tutto e poi ti sa incolpare. E tutto questo ha un senso solo se lo vedi come un circo. Benvenuti al circo, tutti fanno tutto, ma mai una cosa sola fatta bene. Tanto a chi conviene fare della musica, qui funziona quello che c'è già. Del tuo naso conta la sua dimensione, e nella notte mi dai certe botte, ma se l'ero fai climatizzato e piccolo, poi sulla punta non potrò scaldarlo più. Se ti rifai non mi ti fai, se ti rifai non mi ti fai più. Tu mi piaci come sei, tu mi piaci come sei. Tu mi piaci come sei, tu mi piaci come sei. Come si fa un pezzo indie? Il pezzo indie inizia tutto con un arpeggio aperto e una voce soffusa, un po' eterea. Dico cose che non servono a niente, non hanno senso, tipo mare, pane, legno e poi qualcosa di violento, tipo cazzo, pene, sperma. Poi c'è l'accordo storto, un'altra cosa molto 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 importante in questa categoria. Voce un po' nasale e cambiamenti casuali di note quando nessuno se lo aspetta. Poi alzo un po' la voce, ma non troppo, per poi tornare in tranquillità. E questo è un pezzo indio, almeno uno di quelli più utilizzati, nel senso che a partire dai primi 1, 2, 3 gruppi ispiratori, poi nelle cantine suonano solo questo. Un leggero cambiamento d'accordo che fa quasi sembrare che ci sia una melodia italiana, sempre molto calmo e sussurrato. E poi un'altra storteria così.
vedere che c'è tensione, c'è tensione. E questo è un pezzo. Questo è un pezzo. Questo è un pezzo. Questo è un pezzo indie. Notare com'è. In qualsiasi parte del mondo sei, hai l'accento milanese e distorci un po' come parlassi in inglese. E sul finale incominci a strillare un po' di più, facendo un giro che è sempre lo stesso, tipo Take a Walk on the Wild Side of Lorraine. E poi ti incazzi piano piano, fai sentire la deflagrazione mentale, la metempsicosi cellulare acquisita. E questo è l'indie, che non è incazzato come il grunge, ma leggermente di meno, leggermente di meno. Alla fine ripeti la stessa parola, dici leggermente di meno, fino alla fine, fino alla fine, fino alla fine, fino alla fine, fino alla fine. E poi il finale è soltanto con la voce. Grazie. Molto. Ciao.